La FIM CISL ha vinto la causa per attività antisindacale contro la FEMA Chemical and Industrial Plants. Secondo la sentenza, l'azienda di Cortenuova si è resa colpevole di trattenere illegalmente i contributi sindacali ai lavoratori iscritti e di non versarli, di non pagare lo stipendio a fini ritorsivi ai lavoratori in sciopero, di minaccia di ripercussioni sul lavoro se il sindacato non avesse interrotto le iniziative di lotta e di pressioni varie sulla RSU. L'azienda è stata condannata a pagare, oltre agli interessi e alle spese legali, i contributi sindacali che aveva trattenuto nella busta paga e mai versato alla FIM CISL. Il giudice Antonella Troisi inoltre ha intimato alla FEMA Chemical di non porre più in essere simili comportamenti in futuro. La FIM CISL, dichiara Ferdinando Ugliano, segretario generale di Bergamo, è un sindacato che non si fa intimidire. Le minacce e le pressioni che ha subito la nostra organizzazione solo perché stava lottando per avere lo stipendio erano inaccettabili sul piano morale e sul piano giuridico. Questa sentenza ci rende giustizia. Ora confidiamo che l'azienda comprenda e ristabilisca, come deciso dalla sentenza, le normali relazioni sindacali.